sono una pessima attrice e tu un pessimo avvocato. Non paghiamo l'affitto da 5 mesi. Domani siamo in mezzo alla strada. Sarà una bella notizia. Ispettore di polizia. Ieri lei ha incontrato il signor Monferrand, non è così? Sì. Il signor Monferrand è morto. È stato assassinato. Devo confessare che la sua morte improvvisa è uno degli eventi più felici della mia vita. Il signor Monferrand mi è saltato addosso. Insomma, signorina. Era un vecchio porco. E le darebbero 5 anni di prigione? Non necessariamente. Legittima difesa. Allora sono stata io. Lei ha confessato. Sono il più felice degli uomini. Anche io. E cioè delle donne. Da qualche anno le donne ci uccidono senza alcun ritegno. Ma non sarebbe possibile nel 1935 progettare la propria carriera e la propria vita come donna in piena uguaglianza. La vita mi sembra così diversa adesso. Accidenti! Il tuo crimine fa miracoli. Brave! Per la signorina Verdier. Ancora? Per 40 anni ho voluto uccidere mio marito. A saperlo. Il mio crimine ha dato alla testa a tutte le donne. Buongiorno, bamboline. Ma guarda che lusso! E questa vestaglia! Insomma, che modi! Le ricompense aspettano chi se le merita. I colpevoli che negano sono una seccatura. Ma gli innocenti che si autoaccusano sono esasperanti. Non riconosco più la differenza tra il bene e il male.